Allora, Paolacci, altra vittoria del Trastevere, ancora secondo posto in classifica, potete continuare a sognare, però ve lo state meritando questo secondo posto, non c'è dubbio. Sì, sicuramente la classifica ci sorride, stiamo facendo bene, la squadra sta andando bene. Oggi non era una partita facile perché Ciampino voleva a tutti i costi portare a casa un risultato positivo per cercare di tirarsi fuori dalle zone basse della classifica, però penso che l'atteggiamento nostro è stato perfetto, abbiamo condotto la gara per lunghi tratti e niente, siamo felici, bisogna continuare così. Senti Marco, forse una, se vogliamo trovare un difetto a questa squadra, almeno in queste ultime partite, è che create molto ma alla fine finalizzate poco, le partite restano sempre in piedi e per gli avversari poi c'è anche la possibilità di pareggiarle. È successo con l'Agropoli, ma ce l'avete fatta vincere, anche oggi avete vinto di misura, forse dovete essere più bravi nel concretizzare tutta la modo di gioco che fate. No, sicuramente creiamo tanto, come hai detto te, bisognerebbe chiuderle prima, almeno ci risparmiamo un po' di ansie finali, però queste sono anche vittorie più belle, quando si vince con il sacrificio, con lo spirito di gruppo. Bisogna mantenere questa umiltà, questa concentrazione, questa cattiveria e ci toglieremo belle soddisfazioni. Senti, ho visto in difficoltà la squadra contro l'Agropoli, in difficoltà nel senso che fisicamente eravate un pochino provati durante la partita, gli ultimi 15-20 minuti, oggi invece tanti cambi, no, in formazione rispetto alla solita che ha giocato quasi tutte le partite di questa edizione di campionato, però anche chi oggi ha giocato mi sembra che si sia comportato molto molto bene. Questa è la forza del nostro gruppo, siamo una squadra giovane. Chi gioca si fa trovare pronto ed è così che deve essere, perché i ragazzi si impegnano al massimo tutti quanti durante gli allenamenti e il mister sta dimostrando che quando meno te l'aspetti cambia, e lì è la forza di un gruppo, di farsi trovare pronto al momento opportuno, e anche questa è la nostra forza. Complimenti a chi in questo periodo ha giocato di meno e oggi ha dimostrato che può stare in questa squadra. Senti, siete una squadra giovane, tranne te ovviamente. Sicuramente, io sono un vecchio. Grazie Marco.